Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati in questa nuovissima revisione della nostra Meta Tier List, che vi ricordo essere una tier list non basata sui kit dei personaggi, ma più basata in realtà sul peso di determinati personaggi all'interno del meta. Quindi sì, non sarà comprensiva di tutti i personaggi e sarà soltanto e soprattutto un modo più o meno per renderci conto un attimino di quali team ci siano in meta e soprattutto quali personaggi valgano forse un attimino di più rispetto ad altri. Ovviamente non prendete i posizionamenti alla lettera, soprattutto per tier magari inferiori. Per il resto io direi di partire subito con il tier B, eccolo qui. Oltretutto avete qui sopra, come potete vedere, la meta tier precedente in modo da farvi anche un'idea su quali personaggi sono usciti da un determinato tier o quali personaggi sono entrati all'interno di un nuovo, ecco. Quindi, differenze, come vedete manca piccolo LF che mi sono sentito un attimino di rivalutare, ma leggermente, anche perché è comunque una seconda scelta, quello va detto. Però allo stesso tempo, forse quella B effettivamente era troppo esagerata, nonostante tutto. Per il resto, vediamo sempre la presenza di Butenks, che purtroppo è un personaggio che non ha dato praticamente nulla al suo team, cioè Regeneration. Goku Kaio non riesce minimamente ad uscire fuori tier, perché questo qui sarà uno dei primissimi ad andarsene nel momento in cui arriverà finalmente un giallo per il God Key. Quindi quello lì veramente sopravvive soltanto perché per il God Key è l'unico colore e basta. Ma lo sta facendo praticamente, credo, da almeno la seconda revisione della tier list, per farvi capire. Ingresso di androide numero 21 blu, perché il female sta seriamente cominciando a tornare. Lei è una delle scelte blu, l'altra scelta, come vedete, Broly e Chilai, anche se purtroppo sono entrambe delle scelte un po' obbligate, mettiamola così, e quindi si ritrovano in B. Per il resto, null'altro da dire, passiamo subito al tier A, dove abbiamo più presenza di personaggi in assoluto e allo stesso tempo dove non bisogna troppo, ve l'ho detto, focalizzarsi sui posizionamenti, ok? Giusto per dare un'idea però. Come vedete, spicca all'interno di questo tier A Great Saiyan 1 e 2. Secondo me, o almeno secondo me, è un personaggio che ora come ora non dice tantissimo. Vi ripeto, la tier list non è basata sul kit, è basata sul meta. Lui è un personaggio, anzi loro in realtà sono un personaggio, personaggi fatti e finiti. In realtà è un personaggio, però non so come definirli. Comunque, sono dei personaggi fatti e finiti prima di tutto per il Sagas from the Movies, ma abbiamo visto come possano sì effettivamente andare a finire anche in Hybrid, anche se non li giocherete mai, caspita. Cioè il rosso di Hybrid in realtà ne sarebbero due, ma abbiamo capito che è uno ed uno soltanto. Poi ci sarebbe la seconda scelta, che anch'esso è uno Zenkai, però insomma è inutile, lui addirittura va a finire come terza scelta, quindi in Hybrid non consideriamolo proprio. Sagas from the Movies non è un team attualmente top meta, quindi già per questo viene declassato. In più, all'interno del female, purtroppo non becca, o meglio, non dà Z-ability, non dà quell'apporto che tutti ci aspettavamo, e quindi, ragazzi, viene sicuramente declassato ad una A temporaneamente. Poi, se uscirà un Sagas from the Movies bello forte, se risalirà e se sarà lui, l'oro in realtà, l'unità incredibile, impressionante, rossa del movie, allora tenderemo a portarli sicuramente più su. Però per il resto, secondo me, più di una A alta non beccano, ecco. Per il resto, chi altro c'è? Abbiamo Goten e LF, che incredibilmente non avevo nemmeno aggiunto all'interno della meta tier precedente. Strano. No, no, in realtà l'avevo aggiunto, però l'avevo messo molto basso. In realtà forse l'ho messo anche troppo alto. Questo è un posizionamento che non convince anche me adesso che lo vedo. Però sì, è praticamente... In realtà non proprio nemmeno il viola di Hybrid. Ma allora lasciate perdere questo posizionamento, ok? Forse devo aver sbagliato un attimino io, però più o meno è da tier A Goten, va bene? Per il resto Goku, ok? Qualche altro personaggio di degna menzione? Bah, ragazzi, credo nessuno. Come vedete è stato declassato il Goku Extreme Viola da S ad A. A abbastanza bassino, comunque media, semplicemente perché forse l'avevo valutato un attimino male. Ecco perché serve qui sopra la meta tier precedente, anche per chiarirvi determinati personaggi e aspetti.
L'avevo valutato un attimino male, pensavo rendesse abbastanza di più, invece ha una medio buona resa ma nulla di più. Quindi una, secondo me, può beccarsela tranquillamente. Personaggio che mi dispiace veramente tantissimo mettere in A è il Goku verde, il Goku Green GT, insomma il Full Power, ma ha sempre questo problema legato ai team, cioè ripeto, è una meta tier list, quindi purtroppo fin quando i personaggi non avranno dei team adeguati, dei team top tier, top meta, purtroppo non potranno ambire a chissà quali posizionamenti. Infatti, come potete vedere, passiamo al tier S, dove abbiamo una risalita, ma giusto di poco, di uno spot per quanto riguarda 21, che comunque, grazie al female, grazie alla sua giocabilità, soprattutto a stelle alte, visto che sta cominciando ad essere un personaggio relativamente più comune, almeno da possedere stellato, bene, diciamo che possiamo sicuramente metterla al primo posto del TRS, non che abbia subito chissà quale upgrade, ecco. Omega, onestamente, mi sono sentito di salirlo in TRS anche perché comunque con i vari regeneration, soprattutto ultra mega zenkaiati, Omega veramente è un fattore, è un ST, è un red, e sicuramente anche con l'uscita di qualche personaggio giallo che sta dando particolarmente fastidio nel meta e non diciamo chi. Beh, Omega sicuramente, secondo me, può dir la sua, ecco. È tutto anche molto legato, ripeto, al meta, ma anche ai vari colori. È ovvio che se all'interno del meta il personaggio più forte del gioco, il più utilizzato, è blu, ovviamente i rossi in toto hanno un certo calo, un leggero calo, ecco, quantomeno. Qui invece i personaggi più forti del gioco, sì, ok, sono blu, non Zenkai, ma i Zenkai... è inutile che ve lo dico, poi li vedremo, ma probabilmente li immaginerete già. Per il resto nient'altro da sottolineare qui, secondo me. Trunks che rimane seconda scelta nell'hybrid per quanto riguarda il rosso. Vegito Purple, vediamo un attimo. Ecco, ho deciso di spostarlo dal tier A altissimo al tier S medio-basso, perché comunque con l'uscita del nuovo Black, onestamente, ci sono alte probabilità di beccarvi contro un Future e che vi giocherà anche Black stesso. E quindi lui effettivamente continua ad avere, anzi comincia a riavere un attimino più di importanza, almeno rispetto alla revisione precedente, quindi per questo l'ho mezzo salito. Goku lì, insomma, non si muove da una vita, però rimane sempre il classico personaggio che potete giocare in Saiyan, insomma, in qualche team particolare nel Goku Team, e potrebbe darvi non pochi problemi, almeno se lo avete stellato. Tier Z meno che vede la discesa di Vegeta Purple, esatto, dallo Z al Tier Z meno. Vede l'ingresso del nuovo Trunks, che è un personaggio sia per Hybrid che Vegeta Family, però lo vede entrare in Z meno perché è un personaggio in fin dei conti che, a parte il danno, non è che sia proprio incredibile dal punto di vista difensivo. Dovete stare molto attenti con lui. Certo, può dare problemi assolutamente, fa parte del team top tier probabilmente di questo meta, e cioè dell'hybrid, ed è il colore verde e su quello non si discute minimamente. Però, oddio, non è che io ho dato una A o io ho dato una B, io ho dato uno Z meno, quindi ad un passo veramente dal tier Z. Come vedete abbiamo anche Vegito Yellow, che mi sono sentito leggermente di salire, ma non più di tanto. Secondo me non merita il tier Z, o meglio è ad un passo dal tier Z, ma semplicemente perché Fusion, che continua a rimanere un team sbroccato, lui continua a rimanere assolutamente ed imprescindibile il colore giallo del Fusion, però allo stesso tempo potrebbe sentire tantissimo il peso di qualche personaggio rosso, e non diciamo chi. Per il resto saliamo al tier Z a questo punto, che vede un bel po' di personaggi in effetti, il che mi fa piacere, e come vedete qui vi ho fatto già uno spoiler perché sì, continua ad esserci il tier, ma perché? E addirittura ha un'altra aggiunta ed è inutile che ve lo dico, dai, andiamo subito oltre. Allora, non mi sono sentito minimamente di muovere questi tre personaggi dai primi tre posti perché... comunque, nonostante ciò, continuano ad essere, secondo me, un passo avanti. Non dico sopra questi tre Zenkai, ok? Però voglio dare anche una sorta di merito a questi personaggi che sono fortissimi, ma senza aver alcuno Zenkai, né quantomeno uno Zenkai 7. Quindi questi sono veramente fortissimi. Vegito Blu, Majin Vegeta a maggior ragione, e Shallot. Posizionamenti
Allora, io li ho tenuti comunque così, ok? Vegeto blu, Majin Vegeta, Shallot. Potete tranquillamente rivedere questi tre posizionamenti a vostro piacere. Mettete Majin Vegeta primo, Vegito blu secondo, Shallot terzo, per me non c'è problema. Mettete Shallot primo, Majin Vegeta secondo, Vegito blu terzo, anche lì in quel caso per me non c'è problema. Poi arriviamo agli Zenkai che, insomma, sono sbroccati a dir poco. I Zenkai 7 purtroppo sono quasi tutti sbroccati, a parte rare eccezioni. Abbiamo anche Likidku, come potete vedere, che continua a tenere personaggio veramente veramente forte, pur essendo free to play. Cell rosso, fantastico, personaggio fantastico a dir poco. Forse ha subito un leggerissimo declassamento dalla tier precedente, ma giusto perché forse l'avevo mal posizionato. Non è possibile, quello lì è più forte di uno Zenkai 7 ai livelli di Demon King Piccolo o di soprattutto C16. Però comunque è post Zenkai, cioè il personaggio forse, o meglio, fra i personaggi più forti in assoluto, seguito poi da Kefla e, come potete vedere, dal nuovo Black, che è veramente veramente forte come personaggio. Può fare delle robe assurde, ma allo stesso tempo dovete far molta 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 attenzione dal punto di vista della difesa. Potrebbe darvi qualche problemino in quel caso. Poi se avete il team ultra mega stellato, lì non c'è problema, ma potrebbe darvi problemi. Zamasu, che ottiene forse una leggera risalita proprio perché il Future sta prendendo anche una sorta di potenziamento dato dal Powerful Opponents, e quindi sì, lui secondo me guadagna anche soprattutto in Future lo spot che gli aveva tolto praticamente Vegeta Blue Purple. Abbiamo Gohan, con Ultimate, che mi sono sentito tranquillamente di salire nel tier Z, semplicemente perché gli hybrid sono diventati, soprattutto grazie all'uscita dei due nuovi bimbi, veramente, veramente allucinanti. E quindi lui è inamovibile, il blu di hybrid, ed è fantasmagorico insieme a Gohan. Insieme a Gohan Zenkai veramente crea delle robe assurde. Goten, superiore secondo me rispetto a Trunks, fa meno danni ma allo stesso tempo dà un supporto al team, ragazzi, clamoroso, ed è un tank della Madonna, veramente lasciate perdere. Trunks, che forse è uno dei personaggi che viene più declassato in assoluto, insieme a Vegeta LF, che si è visto uscire ovviamente e si è visto togliere soprattutto il posto nel Future col colore verde, cioè tramite Black. Per il resto, dai, passiamo a questo punto al ma perché, su cui, ragazzi, secondo me era il tier più telefonato di tutti questo qui. Gohan Zenkai, inutile dire, personaggio più forte del gioco in assoluto, ovviamente a Zenkai 7, e nulla, spacca qualsiasi cosa, spacca qualsiasi colore, pure se gli mettete un blu contro, beh, lo spacca tranquillamente, soprattutto quando attiva la main ability. Se vi lancia la ultimate, un one shot garantito, poco da dire. E poi, incredibile aggiunta, che nessuno si aspettava probabilmente pre-Zenkai, ma post-Zenkai è doverosa, C18 Zenkai 7, personaggio fantastico, pazzesco. Allora, non ha... sì, la meccanica delle strike post-ultimate è molto bella, ma in realtà non ha alcuna meccanica incredibile e impressionante, tipo verde, pazzesca, vi blocca carte, vi blocca questo, vi blocca quell'altro, switch, cioè, no. Però ha delle stats clamorose, quindi veramente in grado questa qui di one combarvi senza che nemmeno ve ne rendiate conto. Quindi sì, questo è il classico personaggio che non appena subisce un boost nelle stats pauroso è addio, perché è la fine. Tra l'altro, facilissima da avere a stelle altissimissime, anche perché no, 7 stelle plus, se giocate anche solo da un anno, quindi... questo è quanto. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate della mia meta tier list. Lascio a voi la parola nei commenti. Mi raccomando, non la prendete troppo sul serio, non prendete troppo certi posizionamenti. Ripeto ancora una volta, sul serio. Quindi mi piace, commenti, iscrivetevi, condividete. E ci diamo appuntamento al prossimo video.